Il 2021 dell'ITAS Trentino inizia con la triste prosecuzione di come è terminato il 2020, con i palazzetti chiusi al pubblico e la continua incognita dell'esito dei tamponi, a decidere all'ultimo rinvii anche importanti e a condizionare il gioco delle squadre in campo. L'anno si apre come di consueto con la fase finale della Coppa Italia. Trento, ai quarti in gara secca, batte Milano in quello che è il 16° successo consecutivo per la squadra allenata da Lorenzetti. Una striscia che si interromperà soltanto 3 giorni dopo. La Final Four si gioca infatti lo stesso fine settimana e per Trento la prima avversaria è la Sir Safety Perugia. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno gli Umbri vincono con un sonoro 3-0 e vanno in finale contro la Lube Civitanova. Saranno proprio i marchigiani a sollevare il trofeo in un'arena senza spettatori. Per la Lube, che si riconferma rispetto all'edizione precedente, è la 7ª Coppa Italia in bacheca. Prosegue intanto il cammino in Superlega e in Champions League per Trento, che approda alle fasi finali di entrambe le competizioni. A marzo prendono via il playoff del campionato italiano, ancora a porte chiuse per il dispiacere di tifosi e dirigenza, che dovrà poi fare i conti con un bilancio nettamente inferiore al previsto rispetto alla voce incassi. Nel frattempo un importante traguardo è stato raggiunto con la fine della regular season, la qualificazione alla Champions League per la stagione successiva. Guardando ai playoff, Trento arriva alla serie di semifinale, dove si segnala una storica vittoria il 28 marzo a Civitanova, palazzetto dove l'ITAS non era mai riuscita a vincere. Dopo 17 sconfitte consecutive, Giannelli e compagni espugnano finalmente l'Eurosuole Forum. È però una vittoria fine a se stessa, perché la serie di semifinale scudetto finisce comunque nelle tasche della Lube, che batte Trento in gara 4 e si appresta ad andare a vincere il campionato 2020-2021. Trento si concentra allora sulla finale di Champions League, in programma il 1 maggio a Verona contro i polacchi dello Zaxa. Sarà però una cocente delusione per i gialloblu, sconfitti con un sonoro 3-1 dalla formazione allenata da Nikola Grbic, una sconfitta che avrà pesanti ripercussioni anche sul futuro della società. Il presidente fondatore Diego Mosna annuncia la sua intenzione di voler lasciare. Si succedono una serie di disdette anche sul fronte degli atleti. Per i tifosi l'addio più doloroso è sicuramente quello a capitan Simone Giannelli. Nativo di Bolzano, cresciuto pallavolisticamente a Trento, Simone ha cominciato nel 2009 a soli 13 anni nelle giovanili di Trentino Volley. Lascia Trento alla volta della rivale Perugia. Dopo più di 300 partite e 7 stagioni in prima squadra, Giannelli saluta la città con la voce rotta e gli occhi lucidi quando a metà giugno viene invitato in comune a Trento per un riconoscimento ufficiale. Risentiamo le parole del capitano prima della partenza. Vedere immagini, video di 2 minuti dove riassumono un po' gli 11 anni sono qualcosa di forte, perché io ho sempre fatto tutto con passione, con dedizione, con impegno, con sacrificio, con tutto quanto, anzi con sacrificio neanche, perché quando c'è la passione non c'è neanche il sacrificio, quindi l'ho sempre fatto con il cuore, ci ho sempre messo il cuore dentro le cose che ho fatto, quindi è normale che sia venuto fuori un po' di emozione. Non voglio dirne solo uno perché ce ne sono, sarebbe riduttivo, ce ne sono tantissimi e me li porterò dietro tutti e li custodirò con gelosia. Io quando sono venuto qua era un sogno per me poter giocare prima o poi nella squadra della Serie A, no? Ce l'ho fatta, ci sono arrivato, ho vinto, ho combattuto sempre, questo al di là dei risultati, ho sempre combattuto e dato tutto l'anima per Trento, quindi per me è stato come emozionante vedere e sentire certe parole, vedere certi video. Per i tifosi è pronta una notizia di consolazione. Tornerà a vestire la maglia di Trento, quella con il numero 1 che dopo la sua partenza era stata conservata in cassaforte, Matej Kaczyński, l'uomo che ha portato la società a vincere tutto, infrangendo ogni record di punti e presenze. Sarà lui il capitano per la stagione a venire. Nel frattempo l'estate lascia spazio alle avventure delle nazionali. Quella degli azzurri si apre male e si chiude in tripudio. Dopo un'Olimpiade da dimenticare per la formazione tricolore, arriva una mini rivoluzione che porta De Giorgi in panchina e vede molte stelle lasciare la squadra. Agli europei la giovane formazione si fa strada su Andivittoria e il gruppo arriva alla finale contro la Slovenia, che vince per 3-2. È un tripudio. In formazione, oltre ad Alessandro Micheletto, giovane figlio d'arte cresciuto a Trento e confermato in prima squadra, ci sono 3 dei nuovi acquisti della società che nel corso dell'estate ha rivoluzionato il suo sestetto: Daniele Lavia, Riccardo Sbertoli e Giulio Pinali. Micheletto torna a Trento per firmare il rinnovo del suo contratto fino al giugno 2024 e poi subito riparte alla volta della Sardegna, dove lo attende una nuova impresa, la vittoria dei mondiali con la nazionale Under 21.
risultati che fanno crescere l'attesa per la nuova stagione dell'Itas Trentino. Il 21 ottobre, con la Superlega già iniziata, arriva l'ufficialità del cambio di vertice a Trentino Volley. Bruno Daré è il nuovo presidente. Il general manager riceve il testimone da Diego Mosna nel segno della continuità. 7 i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, vice di Daré è Mauro Poli. Lo stesso fine settimana, la prima gioia da presidente per lui. Trento batte Perugia nella semifinale della Supercoppa italiana, stravolgendo ogni pronostico in quella che era la prima partita da ex per Simone Giannelli. Nella finale contro Monza, l'Itas si impone 3-1 e solleva il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana. A inizio dicembre, la squadra prenderà parte anche ai mondiali per club in Brasile, forte del secondo posto in Champions League della stagione precedente. Per Kaczynski e compagni arriva un terzo posto nel torneo, mentre il presidente uscente Diego Mosna viene insignito dal comune di Trento della prestigiosa Aquila di San Venceslao. L'anno si chiude ancora con i rinvii a causa della pandemia. Il girone di andata di Superlega ancora deve chiudersi, ma Trento riesce a guadagnare la matematica qualificazione ai quarti di Coppa Italia che si giocheranno nel 2022.